Paura, eh? Ma ciao piccioni miei, come state? Beh, spero tutto bene e vi auguro soprattutto un buon Halloween. Ma sapete com'è Halloween? È una festa solo fatta di divertimento, di dolcetti, di tante carie, ma soprattutto di spaventi. Infatti oggi su Dead by Daylight anche noi andremo a spaventare i sopravvissuti tramite una build del Myers, di Michael Myers, che ci farà vedere i sopravvissuti attraverso i muri, sapere dove loro andranno e predictarli. Ma sapete ragazzi, a me non piace dilungarmi con chiacchiere inutili, quindi vi ricordo solo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e ci si vede al video. Ciao! Ecco. Il gioco va bene, vediamo se questi sopravvissuti sapranno giocare al nostro gioco e noi saranno vincitori oppure perdenti. Vero, questa build non so voi, ma a me diverte un sacco. Le prime prede, abbiamo trovato delle prede. Credo di essere sicuro, ma mi sa di no, eh. Vediamo. Speriamo che quelle non mi abbia vista. Eccolo, il Myers col GPS implementato. Va bene, non fai solo altro che caricare il mio perk, però così. Tutti qua erano. Sono caduto in una maniera orribile. Quindi preferirei non parlare. Grabbata! Allora provano a fare i safe di torcia, li senti dietro che stanno cercando di usare il bat segnale. Ma non ce la fanno. Si presume un game molto veloce. Un gancio, due feriti. Seguiamo questa. Questa più simpatica. No, non ti ho visto, sta tranquilla. Ma sì, lasciamoglielo fare, se... Ma che problema c'è, invece no. Cambiate idea. Chi vi ha dato il permesso di curarvi, eh? Chi ve l'ha dato? Ah, io no, eh? Che sia ben chiaro, io non ve l'ho dato. Tiriamola su. E andiamo ad agganciarla. No, è partito un gen, va bene. Non c'è nessun problema. Ho già uno secondo gancio. Eccola là! La mia ferita preferita. Che gioco di parole, ragazzi. Poeta. La mia ferita preferita. Debole, lenta. Myers lo è, ma prima o poi arriva. Si potrebbe anche sbrigare un po' ad arrivare, però. E si è lasciata andare! Va bene, no, accecami. Ma fai pure. Non c'è problema. Adesso, ragazzi, con questo Spirit Fury gli facciamo un bello scherzo. La tracchiamo perché ha un GPS su di lei. Ecco qua, adesso che fai, eh? Che fai senza il tuo amato pallet? Cercato di fare un 360, ma ero prevenuto. Sento altri passi oppure sbaglio? Sento altri passi oppure sono schizofrenico? Decisamente la seconda. Andiamo un po' qua sotto se c'è qualcuno. Giù per il tubo. Un altro gen, ma mi va più che bene. Rendiamola un po' un po' difficile questa partita. Un po' impegnativa. Vuoi andare a fare il save, ma non sa che io sono già qua. Non sa che sono già pronto qua a fare un bello scherzo. Ciao Claudette. Ecco, però questo forse era un po' un gen di troppo, eh. Ora devo usare il mio scherzo. Lo vedete quella pila di teschi? Beh,
Vedete presto cosa fa. Se riescono a finire i generatori. Sì. No, no. Sei inutile. Stare attenti ai generatori perché questi qua non si fermano mica, eh. No, no, tranquilla, non sei seguita. Nessuno lo sta facendo. Ovviamente non era vero. Eccomi qua! Uno. Faccio prima ad agganciarla. Cercano di torciarmi, ma... E basta con ste torce! Sono davvero il bat segnale. Anche lui, neanche Batman mi può evitare. Neanche lui! Perché la furia del Myers è infermabile. La furia di Michael Myers è infermabile. E dai, cioè, non potevano rovinare lo speciale di Halloween con un game perso, eh. Che fai? Dove vai? Dove vai? Dove vai, eh? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove volevi andare? Cosa volevi fare? Scusi, let's go. Ho fatto un'altra sorpresa. Sto pallet, ti curi? Pallet, va bene. Torniamo al gancio, va bene, l'hanno liberato, tranquilli, tranquilli. Non ce n'è di problemi, non ce ne sono. Però io sono già qua. Buttami giù sto pallet, va? Manco. Va bene. Spacchiamolo. Non seguiamo, nonno. Non perdiamo tempo a seguire. Il decisive strike! La cosa che meno mi aspettavo. Mi hanno sorpreso. Ma... Ah, ok, sì, era salita. Allora, ma... Sento ancora un po' di puzza. Eccola, GPS, proprio l'antenna. Hai accettato il 5G, eh? Adesso ne paghi le conseguenze. Stavi dalla parte dei poteri forti. Brava, brava. No, non posso. Con l'unico problema di questa build è che essendo molto lento e non avendo gauge col tuo attacco, non puoi chaseare praticamente. Non puoi fare lunghi chase perché altrimenti vai solo a perdere. Ma avevo visto qualcuno, ma sembra essere scomparso. Però un back to back su quella lì io lo farei. C'è uno spavento. 7-3. No! Ha tirato pure il The Dard. Se l'aspettava. Ma non si aspettava di certo questo. Ancora con quella torcia. Ancora con la torcia. Ancora. Non si molla. Ah, no, non aveva neanche la torcia, non era neanche lei. Scende. Scende sì o no? Scende sì oppure scende? Deve ammazzare, va. Non se l'aspettava. Non se lo aspettava proprio questa. Questa proprio non se lo aspettava. Vabbè, si può dire che ho vinto? Mamma mia, che noia. Cosa mi vuoi fare? Un altro giro? Ragazzi, questa parte ve la faccio anche saltare, perché sennò rimaniamo qua fino a domani. Oh, finalmente! Almeno è successo qualcosa. Mi sto per addormentare. Immagino che la stessa cosa valesse per voi. Come si è permessa di farmi questo affronto? Questo affronto! Che non verrà ignorato. Verrà ignorato. E ci saranno conseguenze molto gravi. Molto gravi. Molto gravi.
Lo sa. Lei lo sa. No, non ci perdo tempo. No, qui non ho... Ma chi ho trovato? Ma... Un survival sporadico che spunta dal terreno cerca di infilarsi e a fare giù per il tubo. Lo farà. Ma Myers, non essendo così intelligente, lo segue. È certo che lo segue. Lo segue. Fin quando non lo raggiungerà, ma non sa che questo sarà un sogno irraggiungibile, perché non lo raggiungerà mai. Perché è lento come la fame. Mio nonno in carrozzella va più veloce. Brava. Eleviamo anche questo di pallet, ragazzi. Oggi ci facciamo una bella mangiata, bella scorpacciata di pallet. Menù personalizzato da me. Ma mo' questi pallet, l'ha capito perché c'ho Spirit Fury. No, Spirit Fury, non mi ricordo il nome, scusate. Comunque il per quello dell'Oni. Infatti, cosa sento Spirit Fury, vabbè, confuso. E dai su, smettila. Solo bravo a tirare i pallet, questa qua. Ma io ho il GPS su di lei, però è quello. Sì, me ne sono andato, tranquilla che me ne sono andato. Sì, me ne sono andato. Vabbè, io ci ho provato, ragazzi. Basta! Mi ha tenuto impegnato per un bel po'. Brava questa qua. Sganciata. Vedete quella pila di teschi? Non è una cosa buona. Per nulla proprio. No, tu. Tu non ci devi neanche provare. Non provi neanche provare. Bravissimi sti qua. Beh ragazzi, alla fine dei conti spero che questo speciale di Halloween quantomeno vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi e lasciare like al video e ci vediamo alla prossima!